Eccoci rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria, stiamo parlando e trattando a salutare l'argomento dell'estetica dentale, dei tessuti del viso, del volto, dei tessuti periorali. Ecco, in questa collaborazione che si crea tra l'odontoiatra e il medico estetico. Quindi stavamo dicendo con il dottor Simone Gorini quali sono le tecniche attualmente che permettono di fare un progetto estetico, ovviamente calato sulle esigenze del paziente, in maniera tale da avere già una visualizzazione prima di eseguire il lavoro. Grazie Sergio per questo incipit che mi hai dato, perché vorrei proprio sottolineare che la cosa molto interessante di oggi, degli ultimi anni, è appunto quella che viene detta digital smile design. La cosa interessante quindi è di poter fare una previsualizzazione del risultato in base alle nostre analisi iniziali, quindi diamo la possibilità ai pazienti di testare il lavoro che andremo a fare ancor prima di toccare i denti, quindi ci dà la possibilità di comunicare con il paziente che si vede direttamente in modo molto realistico il risultato che andremo ad ottenere e ci dà a noi delle indicazioni su piccoli accorgimenti da poter effettuare in modo anche da dialogare con il paziente e cercare di trovare il sorriso che più desidera. Ecco, quindi il paziente lo vede prima sul computer, sì, e poi se lo vede direttamente in bocca, perché con una resina andiamo ad applicare il nostro progetto direttamente in bocca, è una situazione provvisoria che ci serve da test. Il paziente se lo può tenere in bocca anche qualche giorno, in modo che ha la possibilità di vedersi, di parlare con amici, parenti, di farsi vedere e di guardarsi in maniera più tranquilla nel proprio ambiente. Una volta che ha accettato, nel giro di un paio di sedute si fa la preparazione e la cimentazione delle faccette. Ecco, invece parlando di correzioni estetiche dei tessuti molli, ecco, non tutti i tessuti del viso, del volto hanno la stessa consistenza, le stesse qualità anatomiche. Per quanto riguarda le labbra specificatamente, Cristina, che cosa è che utilizziamo? Le labbra hanno proprio una struttura diversa dalla cute del resto del volto e quindi occorrono dei materiali di riempimento diversi. In che cosa consiste questa diversità della cute delle labbra? Le labbra hanno un'assenza completa di ghiandole sebacee e sudoripare, quindi vanno incontro più facilmente a disidratazione. Non hanno melanociti, quindi ancora di più disidratazione quando vengono esposte al sole, perché non hanno la possibilità di difendersi. Non hanno ipoderma, quindi sono più fragili, invecchiano più facilmente e non da ultimo hanno un derma estremamente vascolarizzato e innervato, quindi sono più sensibili. In più si muovono in continuazione, perché abbiamo il muscolo orbicolare della bocca tutto intorno alle labbra che parlando, mangiando, bevendo, sorridendo è in continuo movimento. Quindi sicuramente le caratteristiche del filler che vado a infiltrare devono essere differenti. E che cosa sostanzialmente deve fare un filler? Deve essere estremamente resistente al movimento, quindi non scomporsi ma rimanere coeso, quindi la caratteristica fondamentale di questi filler è che hanno una coesività maggiore, quindi resistono di più al movimento e sicuramente devono essere sicuri e ben tollerati, perché le labbra hanno una maggiore sensibilità. Quindi ad esempio quello che succedeva un po' di anni fa era che alcuni filler di acido ialuronico infiltrati nelle labbra causavano edema per un 24-48 ore, edema significa gonfiore, che poi regrediva completamente, ma era un po' fastidioso proprio perché l'acido ialuronico richiama acqua. Con i filler di ultima generazione non abbiamo più questo problema, perché sono costruiti chimicamente proprio per non dare questo tipo di disturbo al paziente. Questo è molto interessante. Ecco, ma molte volte danno l'impressione queste tecniche di essere molto costose. Ecco, in realtà sono accessibili alla gran parte della popolazione. Ecco, per quanto riguarda la parte odontoiatrica, dottor Gorini? Beh, sicuramente ad oggi la possibilità di accesso alle cure è migliorata, quindi alla portata un po' di tutti. Diciamo che il costo di una ricostruzione estetica si può avvicinare a quello di una classica otturazione o quello di una faccetta rispetto alla classica corona o capsula, come viene definita. E quindi credo che
con la possibilità di coniugare trattamenti mini invasivi riusciamo anche in poche sedute ad ottenere ottimi risultati. Sì, ecco, anche il fatto che le sedute siano limitate, che siano poco invasive, quindi anche poco invalidanti, assolutamente, anche quello insomma è un risparmio per il paziente, perché uscito dall'ambulatorio può andare al lavoro tranquillamente, a riprendere la vita sociale. Ecco, per quanto riguarda invece la medicina estetica, come sono i costi? La risposta è simile, i costi sono contenuti, direi accessibili ai più, sì, e ovviamente molto più contenuti rispetto alla chirurgia, neanche comparabili. Certo. Inoltre vi è la possibilità di dilazionare nel tempo quello che si vuole fare, quindi quando sì, viene... c'è appunto una gradualità, sì, uno può iniziare con un trattamento e poi via aggiungere, migliorare. Esattamente. Beh, magari forse i tempi più lunghi sono quelli relativi a trattamenti ortodontici, perché magari richiedono insomma dei mesi di trattamento. Ma anche lì con le nuove tecniche di ortodonzia invisibile, tutto sommato, anche se i tempi sono di mesi, il paziente non ha nessun impedimento sia lavorativo che pratico di vita relazionale. Bene, ancora una domanda vorrei fare alla dottoressa D'Aloiso. Ecco, per quanto abbiamo parlato delle labbra, ma che cosa succede per i tessuti che stanno un po' attorno ai denti e alla bocca? Sulla mandibola che cosa possiamo fare, ad esempio? Il rimodellamento mandibolare prende questo nome, viene eseguito in medicina estetica in due situazioni. O lì dove ci sono delle alterazioni di proiezione o delle malocclusioni, quindi quello che fa il medico estetico è correggere la profilometria, quindi l'aspetto di profilo del paziente, con l'infiltrazione sull'osso, quindi sovraperiostea di filler, e la durata di queste correzioni è anche prolungata, un anno e mezzo generalmente, perché sono dei filler che durano molto. E, è possibile ricostruire menti sfuggenti, ci sono tanti pazienti che hanno questo tipo di problematica, e l'altra opzione è l'invecchiamento. L'invecchiamento causa una discesa dei tessuti molli, quindi una perdita di definizione del profilo mandibolare. Quindi anche in questo caso si va a intervenire andando a ridefinire o con filler o con dei fili di trazione il profilo mandibolare. Cosa sono i fili di trazione? Due parole, sono dei fili chirurgici riassorbibili in acido polilattico che vengono impiantati in anestesia locale con un intervento ambulatoriale nel tessuto adiposo sottocutaneo, e che hanno la funzione di andare a trazionare, a liftare i tessuti molli sovrastanti. E quindi questa è l'altra opzione proprio per ridefinire il profilo mandibolare. E diciamo, l'effetto quanto dura? Dei fili di trazione è paragonabile al riempimento con acido ialuronico, quindi parliamo di 18 mesi circa, quindi una buona durata. Ecco, per quanto riguarda invece la parte zigomatica, gli zigomi che tante volte appunto per la stessa ragione un pochettino si appiattiscono, cosa si può fare? L'approccio è analogo, quindi si va ad infiltrare dell'acido ialuronico specifico per l'impianto sovraperiosteo, che significa sopra l'osso, di modo da ridefinire il profilo dello zigomo sostanzialmente. E quindi lì si può giocare con i volumi, dare protrusione. Esattamente, perché proprio come dicevamo all'inizio della puntata, è una questione di equilibri, di proporzioni. Quello che secondo me fa sì che l'occhio nostro legga come gradevole una persona è l'equilibrio complessivo, l'armonia, quindi magari anche il piccolo anestetismo all'interno di un contesto di un volto ci sta benissimo. Certo, e quindi insomma equilibrio complessivo ed armonia. Direi che su queste due parole chiave ci fermiamo per qualche istante per dare la linea alla regia. State con noi a Salutaria per parlare di estetica del volto e dei denti. A fra poco. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità.
Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Eccoci rientrati a Salutaria per affrontare assieme ai nostri ospiti la dottoressa Cristina D'Aloiso, medico estetico, il dottor Simone Gorini, odontoiatra, il tema della estetica dei denti e del volto. Ecco in che maniera le due figure professionali poi collaborano, coadiuvano se stessi nelle loro terapie. Stavamo però dicendo un aspetto ecco, molto importante, che la estetica non è mai disgiunta dalla funzione, per cui diciamo in che maniera ecco, l'odontoiatra deve prestare particolare attenzione sia all'aspetto estetico ma anche e soprattutto all'aspetto funzionale? Beh, io direi che la prima cosa in assoluto è un'attenzione alla funzione. Cioè, la bocca è fatta sì per sorridere, ma è fatta per masticare, per deglutire, quindi non dobbiamo andare ad alterare una situazione di per sé di benessere, certo. Quindi io non posso pensare di allungare troppo i denti davanti senza andare a considerare come si muove la bocca, certo. O se li devo allungare devo considerare di cambiare l'aspetto di chiusura di questa bocca, no? Abbiamo anche pazienti che hanno problemi all'articolazione, disfunzionali, quindi dobbiamo trattarli in modo che il sistema torni in funzione correttamente, quindi abbiniamo a volte trattamenti di rifunzionalizzazione del sistema a trattamenti estetici, quindi certo. È chiaro che noi dobbiamo preservare il funzionamento, no? Certo. Anche perché se noi non rispettiamo appunto la funzione, che poi è anche quella propria individuale della persona che abbiamo come paziente, e poi vi sono anche delle resistenze, ecco, potremmo creare dei danni, parafunzioni, sì. Diciamo il bruxismo ad esempio può essere legato anche a delle disfunzioni, alle malocclusioni, ma su questo abbiamo anche un aiuto anche dalla medicina estetica. E cosa succede? Il bruxismo determina una parafunzione prevalentemente notturna con una ipertrofia, una ipertonia dei muscoli masticatori che hanno anche un aspetto antiestetico talvolta perché diventano veramente voluminosi. In questo caso cosa si fa, dottoressa D'Aloiso? Il trattamento è velocissimo e semplicissimo, si vanno ad infiltrare poche unità di tossina botulinica in punti specifici del muscolo massetere. E questo cosa comporta? Il fatto che questo muscolo iperattivato, ipertrofico, quindi aumentato di volume, gradualmente nell'arco di pochi mesi diminuisca il suo volume e la sua forza. E quindi dal punto di vista meramente estetico, ovviamente il profilo del paziente ne certo. beneficia, soprattutto donne che hanno questo profilo estremamente squadrato causato dal muscolo cresciuto, diciamo, riprendono ad avere un ovale più armonioso e quindi questo è l'aspetto estetico, ma quello che mi riferiscono poi in ambulatorio è un miglioramento di quella che è la sintomatologia che si associa a questo tipo di problematica, quindi riferiscono di non avere più il dolore al mattino all'articolazione temporomandibolare certo. e riferiscono di avere appunto una sensazione di maggior leggerezza di questo distretto. Certo. Questo è un caso diciamo di bionivocità di trattamento, cioè da un trattamento estetico ne abbiamo anche un vantaggio funzionale. Ecco, adesso insomma è possibile anche ricostruire completamente tutto il tavolato occlusale dei denti, no? Per cui se il paziente ad esempio ha perso l'altezza verticale per usura o per mancanza di denti, per inclinazioni, malposizioni, si può ripristinare anche un'altezza adeguata. Assolutamente, e io direi che i trattamenti mini invasivi che si possono fare con le faccette sui denti davanti
si fanno con gli intarsi sui denti posteriori. L'intarsio non altro è che un incollaggio sulla parte superficiale e masticante del dente, senza quasi toccare il dente sottostante. Pensate che una volta parliamo fino a qualche anno fa, proponevano devitalizzazioni, limatura di denti per fare capsule, trattamenti lunghi 2 anni. Noi oggi con i sistemi adesivi di incollaggio in 5-6 sedute terminiamo un trattamento e rifacciamo a nuovo una bocca. E lasciando vitale. Lasciando vitale il dente, aumentando i rapporti tra la parte superiore e inferiore, quindi alzando la dimensione, che ne va a beneficiare anche di un'estetica del terzo inferiore del volto. Perché appunto l'altezza verticale, cioè la parte diciamo terminale del volto, se è troppo corta ovviamente è più facile che si formino delle rughe, dei solchi, ecco, anche in questo ci può dare una mano la medicina estetica. Però chiaramente il team diciamo estetico deve dare particolare attenzione alla funzione e allo stesso tempo all'estetica. Se noi ci pensiamo, i denti alla fine hanno 2 funzioni, quella masticatoria ma anche quella estetica, per cui ecco, se l'esigenza estetica è una parte della medaglia che assolutamente va rispettata, perché tante volte viene un po' minimizzata dai pazienti, no? Ma questo è un lavoro che si fa più per l'estetica o per la funzione? In realtà non sono quasi mai disgiunte le due cose, no? Direi che vanno assolutamente di pari passo, quindi non possiamo tralasciarle. Cioè, non possiamo pensare di avere una macchina senza ruote, per fare un esempio. Quindi diciamo che è chiaro che dobbiamo pensare di coniugarle nel modo migliore possibile. Ecco, è molto interessante quindi anche questo uso della tossina botulinica nei tessuti periorali. Quali altri usi se ne fanno diciamo nell'ambito vicino all'odontoiatria, dottoressa Da Luiso? È possibile con la tossina botulinica correggere le rughe del fumatore, sia superiori che inferiori, andando ad infiltrare pochissime gocce di tossina botulinica all'interno di specifici punti del muscolo orbicolare della bocca, che quindi è quel muscolo che permette alle labbra di muoversi. Ed infine è possibile andare a correggere la profondità delle rughe della marionetta, andando sempre con piccole infiltrazioni a rilassare quello che è il muscolo depressore dell'angolo della bocca. Quindi, perché queste rughe, ecco, spieghiamolo, sono una iperattività reiterata nei mesi, anni, che piano piano porta alla deflessione della cute in dapprima piccole pieghe che poi diventano col tempo solchi e rughe. Quindi andando a rilassare questa muscolatura si va a mettere, dico io, a riposo la ruga per un periodo di 6 mesi circa, e quindi si va ad avere un miglioramento dell'aspetto cutaneo. E un trattamento poi reiterato nel tempo dà poi dei risultati definitivi? E migliori nel tempo. Quello che vedo nei pazienti trattati con tossina botulinica nelle rughe mimiche del volto è un miglioramento proprio negli anni di quello che è l'aspetto iniziale di queste rughe, perché a furia di mantenere una muscolatura non paralizzata ma più rilassata, quello che è l'aspetto cutaneo è sicuramente molto migliorato proprio negli anni. Quando si vedono le foto dei pazienti all'inizio dei trattamenti e poi a distanza anche di 4-5 anni si vede che l'aspetto è in maniera armoniosa. Anche qui è interessante fare una considerazione: abbiamo un feedback tra un atteggiamento, un habitus, per cui parliamo di rughe del fumatore perché si formano per l'abitudine di fumare, per cui per un atteggiamento specifico di mettere le labbra in un certo modo. Se noi appunto, mi pare di capire, togliamo l'aspetto funzionale, alla fine cambiamo anche, modifichiamo un pochettino anche l'habitus, no? Per cui chiaramente si ricorre meno al bruxismo oppure a un atteggiamento posturale o diciamo espressivo che può causare le rughe. Quindi ecco, alla fine insomma la macchina umana ha tutte queste sfaccettature, è difficile separarle artificialmente, l'estetica dalla funzione, dall'aspetto psicologico. E quindi ecco, si parlava prima anche di un'applicazione nel Gummy Smile, no? Della tossina botulinica. Ecco, tutto questo non altera minimamente la funzione muscolare, ovviamente, sennò sarebbe un problema. No, tutti i trattamenti descritti, quindi
quindi l'applicazione della tossina botulinica, ipertrofia massa eterica, correzione del gummy smile, correzione rughe fumatore e marionetta non hanno nessuna alterazione di quella che è la funzionalità del muscolo ovviamente, quindi anche ad esempio proprio nel trattamento delle rughe del fumatore il paziente mantiene completamente la sua mobilità e la funzione delle labbra, l'espressività e tutto. Bene, e direi allora che in conclusione un trattamento estetico del volto e dei denti anche qui ha la necessità di essere compendiato da più figure professionali. L'importante è che queste lavorino in team, ovviamente, che quindi l'obiettivo finale sia quello della soddisfazione del paziente, con il consiglio ovviamente degli esperti, ecco, perché tante volte magari il paziente non sa, non conosce quelle sono le possibilità che si possono avere. Interessante anche avere la possibilità prima di avere una previsione di quello che sarà il risultato finale, prima ancora di realizzarlo, per cui con la possibilità eventualmente di fare delle correzioni opportune. Bene, con questo ringrazio veramente i nostri ospiti che ci hanno illustrato questi aspetti di grande interesse. Ecco, devo dire che insomma tutti gli operatori del settore si accorgono quotidianamente di una sempre crescente richiesta in questo ambito ed è giusto che questa richiesta sia anche soddisfatta con la competenza, la conoscenza e anche con la tecnologia che oggi è a disposizione. Quindi ringrazio la dottoressa Cristina D'Aloiso di essere stata qui con noi a Salutaria, il dottor Simone Gorini. Con questo ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito fin qui e do loro appuntamento a Salutaria, a parlare di cose che portano salute. Arrivederci. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona.